Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, oggi prepariamo i fiori in pastella, una ricetta davvero super golosa e ascoltate il croc che fanno quando li addentiamo. Siete pronti? Bene, una ricetta veramente buonissima, adatta soprattutto per aperitivi, per party, per cene in cui magari invitiamo tanta gente, vogliamo preparare delle cose che siano anche un po' facili da mangiare, dei finger food. Questa la dedico a tutti i miei amici calabresi perché mi è uscita a forma di Calabria, ricorda molto la Calabria, la mia regione, e la dedico anche a tutti i gattini affamati che stanno nelle nostre cucine ad ammirarci mentre prepariamo il cibo. Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi facciamo una ricetta veramente molto molto golosa, veramente buonissima, e stiamo parlando dei fiori di zucca in pastella. Questa pastella è una pastella molto densa, al che il nostro fiore di zucca sembrerà quasi una crispellina. Questi fiori sono già stati puliti da mia madre, altrimenti sarebbe stato meglio lasciarli integri, quindi interi, e togliere solo il pistillo all'interno, però va bene lo stesso così. Allora, iniziamo subito a preparare la nostra pastella. Abbiamo bisogno di fiori di zucca, 300 g di farina, 450 g di acqua, 12 g di sale, 10 g di zucchero e un panetto di lievito di birra. La prima cosa che dobbiamo fare è andare a sciogliere all'interno il nostro lievito di birra. E mescoliamo con una forchetta fino a quando sarà sciolto. Bene, quando tutto il lievito sarà sciolto in acqua, possiamo andare ad aggiungere la nostra acqua all'interno della farina, poco alla volta. Iniziamo a mescolare. Vi ricordo che ogni farina è molto diversa, quindi potreste avere bisogno di un pochino più acqua di quella che vi ho descritto. La farina che sto utilizzando io è una farina biologica di grano tenero di tipo 00. Adesso abbiamo terminato tutta l'acqua compresa nella ricetta e mescoliamo bene per far amalgamare tutti gli ingredienti. Ho coperto con la pellicola alimentare, come potete vedere, vedete? Lasciamo lievitare per mezz'oretta. Guardate quanto è diventata gonfia la nostra pastella, cioè veramente super lievitata. Ho già preparato il vassoio con la carta assorbente.
Ed ecco a voi, i nostri fiori in pastella sono pronti per essere gustati. Sono deliziosi, mangiati caldi caldi, quindi appena fatti. E sono ottimi per fare aperitivi, buffet, per delle cene come finger food, insomma, sono veramente buonissimi. Vi consiglio di provare questa ricetta. Adesso vi faccio sentire il croc che fanno quando le addentiamo e guardate, questa qui ricorda moltissimo la forma della Calabria, quindi la dedico a tutti gli amici calabresi. E questi sono i miei gattini che sono veramente molto molto curiosi. Ogni volta che cucino restano lì a guardarmi, però le frittelle per i gattini non vanno bene, quindi adesso andrò a preparargli il polletto. Bene ragazzi e ragazze, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così, non dimenticate di lasciare un bel like per sostenere il mio canale. Se vi va, iscrivetevi e condividete. Vi mando un bacione, vi auguro una bellissima giornata e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao ciao!